Buongiorno a tutti, siamo a Motodromo di Castelletto del Banduzzo per il 7° Motors Rally Show con Alex Pregnolato, l'uomo del ghiaccio. Abbiamo appena terminato lo shakedown, alla guida Alex e alle note io. Quindi sentiamo subito Alex che cosa ha da dire. Oltretutto lui, poverino, è un anno praticamente che non sale di nuovo su questa macchina qua. Sì, ciao a tutti intanto. E è un po' difficile andare a forte con questa cosa qua, però ho ancora gli strascici del ghiaccio, quindi ci vuole un attimo. Poi il Piero mi bacchetta un po', ma c'ha ragione, e mi dice che freno troppo presto, però non è facile, non è facile. Quindi dai, speriamo, dai, vediamo. Beh, come ha detto Alex, è sicuramente una guida completamente diversa dal ghiaccio, gomme completamente diverse, macchina completamente diversa, quindi sicuramente per lui non è semplice. Oltretutto, come detto prima, ha fatto intanto solo una gara qui l'anno scorso, un anno fa, quindi però abbiamo già fatto due turni, già il secondo turno secondo me abbiamo migliorato molto. Il programma di stasera, ci sono due prove, la prima la farà Ale, la seconda in notturna la farò io, e poi si va a Nanna per poi proseguire domani mattina con le altre prove fino a metà pomeriggio. Ciao a tutti. Più qui, bravo, dopo PS2, quindi abbiamo fatto due prove speciali. La prima PS l'ha guidata Ale, la seconda l'ho guidata io, e sentiamo subito da Ale com'è andata la PS1. Allora, la PS1 è andata quasi bene, non del tutto, perché errore mio, ho sbagliato io e niente, ci siamo girati, pensavo di uscire, invece mancava ancora un giro, si è spenta, abbiamo perso un po' di secondi. Quando segue uno, come in questo caso, si trova sicuramente, inizia a prendere un po' di metro e si trova effettivamente molto bene. Il problema è che l'ha seguito anche per la fine prova speciale, ma noi ci toccava ancora un giro. Fortunatamente abbiamo tirato il freno a mano, la macchina si è girata, peccato che si è spenta, ma siamo riusciti comunque a infilare il bivio, no? E quindi a non perdere ulteriore tempo. PS2 invece direi molto bene, contando il fatto che non ho fatto lo shake, non ho fatto PS1, abbiamo comunque fatto lo stesso tempo di loro
degli altri che avevano fatto il PS1, quindi abbiamo fatto mi sembra il quinto tempo a 7 secondi da Scott Long, ma molto vicino a Oliare, molto vicino al quarto. Sì, ma recuperiamo, ci sono tutte le prove domani, aspetta, dire. Quindi direi in notturna, bello, a me piace veramente tanto. E comunque arrivo, arrivo. Ci vuole un attimo, ma arrivo. A sinistra 3 più e subito destra, sinistra e subito destra, 60 tornanti destro, destra 3 ancora, stai largo, sinistra 3. Allora, siamo qui con Maurizio Leonardi, Igor e Moreno MB, Moreno Berardi MB Goma. Allora, siamo riusciti a coinvolgere queste due persone, comunque grazie a loro siamo qua e cerchiamo di fare del nostro meglio. Maurizio, mi spiace, ma Piero deve recuperare quello che io perdo. Però vediamo di fare del nostro. Finita la quarta prova speciale e ho guidato io questo giro, comunque macchina perfetta e adesso comincio a trovare le mie misure e niente, dopo le regolazioni che abbiamo fatto è cambiata totalmente, difatti abbiamo fatto un bel tempo e niente, adesso vediamo, ne abbiamo ancora una Piero e una io e se va tutto bene speriamo, dai, cominciamo ad andare su, scaliamo un po' la classifica. Finito di festeggiare il mitico Renato Papaleo, vi ricordo, vabbè, qui è in veste di pilota in un rally circuito, ma lui uno dei top driver della Xenox F2000. Ritornando alla nostra gara, abbiamo appena terminato PS5, dove ho guidato io e alle note Alex, e direi bene, in linea con le altre prove, di nuovo un quinto tempo assoluto a circa 7 secondi dal 6-9 di preciso dal primo assoluto Scott Long e stiamo rimontando, siamo decimi assoluti. Adesso ho detto ad Alex di rimanere molto concentrato perché la sesta prova la farà lui e speriamo, dai, di portare a casa, di stare dentro nei 10 e di portarci a casa ancora una volta una bella coppettina.
tutto, aspetta, aspetta, così, via, 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 via. Scodia Fabia, Alessandro Pagliolato e il mitico Pierino Longhi. Bravissimo. Grande Pierino, venite qua davanti, e poi facciamo la foto tutti insieme là davanti. Decimi assoluti. Con la loro Scodia Fabia, Pierino, ti devo chiedere una cosa. 1,28, si poteva fare qualcosa di più o è ora difficile? No, beh, si può sempre fare qualcosa di più, come era successo l'anno scorso, però alla fine eravamo lì, alla fine abbiamo preso sempre un po' lo stesso distacco dai primi. Ale, lui è la seconda volta che usa la Skoda, l'anno scorso poi un anno fermo, mettersi dentro in un circuito su asfalto con un R5 abituato al Subaru Gruppo N non è così facile, però le ultime due è andato veramente molto molto forte e siamo riusciti a contenere, arrivare nei primi 10. Però l'obiettivo è divertirsi, Castelletto offre sempre spettacolo. Ma ormai per me sì, io ho già dato ai tempi, quindi... Bravo Pierino! Un applauso pubblico! Fatemi sentire! Così!